Il pensiero laterale di questa settimana si occupa, tra le altre cose, dello scempio nel quale noi siamo costretti a confrontarci nella città vecchia di Taranto. Alle mie spalle è presente, ubicata l'abitazione di Paisiello, uno dei più grandi musicisti d'Europa, che versa in questo stato e in queste condizioni di fatiscenza. Recuperare la città vecchia, dare un'identità a questa città, mettersi in moto per processi che possano significare un riscatto vero per la realtà tarantina, significa che scempi come questi non possono più perpetrarsi. In qualsiasi altro luogo d'Italia queste abitazioni diventerebbero musei aperti per turisti, luogo di confronto e anche di conoscenza della storia. Il fatto che nella nostra città vecchia si assista invece ancora a situazioni di questo tipo, cioè a ruderi che dovrebbero essere luoghi di storia, che invece sono consegnati all'oblio, sta a testimoniare quanto ancora si sia lontani rispetto ad alcuni processi di recupero della nostra identità e anche della nostra capacità di essere propositivi per il futuro. C'è un aspetto che sta caratterizzando il dibattito di questi giorni, ultimissimi, e cioè la possibilità che un investitore turco faccia un'operazione al porto di Taranto perché è interessato alla banchina e al molo polisettoriale. Certo, questa richiesta si dovrà confrontare con quelle che sono le richieste di alcuni consorzi locali, 4 per la precisione, che avrebbero interesse a rilevare il traffico e a rilanciare lo scalo ionico. Ho letto anche interviste da parte di presidenti di associazioni di categoria. Il sinonimo che sta passando, l'idea che sta passando, il concetto che sembra essere quello più importante è capire chi dovrà giudicarsi quello scalo, e non si parla invece di quale ruolo attribuire allo scalo ionico. Credo che sia importante, per esempio, che si faccia chiarezza sul perché Agromed e Distripark non siano partiti in tutti questi anni, le manchevolezze che hanno caratterizzato la politica e gli attori economici del territorio, e soprattutto capire come lo scalo ionico potrà inserirsi nello scacchiere internazionale ed euro-mediterraneo, considerato, come abbiamo spesso ripetuto, la necessità che il porto di Taranto rientri nella via della seta e nei grandi traffici euro-mediterranei dai quali al momento sembrerebbe essere escluso. Una questione che sta diventando sempre più antipatica, infine, riguarda i rapporti che il sindaco di Taranto intrattiene con gli organi di informazione e con la stampa cittadina. Ecco, noi vorremmo dare un consiglio al sindaco Melucci. È necessario che chi occupa quello scranno, chi è stato delegato a rappresentare una città bella e complessa come Taranto, non operi due pesi e due misure, non decida di parlare con alcuni organi di informazione e escludere invece gli altri. Non è questo che al sindaco di Taranto viene chiesto. Questa è una città che ha bisogno di una pacificazione. Pacificazione che deve passare innanzitutto dalla capacità di avere rapporti reali, sani, propositivi con quelli che sono gli attori sociali presenti sul territorio. E fa specie anche che alcuni colleghi gioiscano dall'avere corsie preferenziali con il primo cittadino rispetto ad altri. Sarebbe importante che come categoria la stampa, la libera informazione nella nostra città operasse tutta in una stessa direzione, perché altrimenti noi continueremo a perpetrare quello che è un limite di questa città, cioè di una stampa asservita al potente di turno. Quindi non siamo soluzione del problema noi operatori dell'informazione, ma finiamo con l'essere invece parte di quello che è un po' l'incancrenirsi di alcune situazioni.